Novità in promozione. Radio Incontro Terni. A Radio Incontro oggi abbiamo Vanessa Terreo e il suo nuovo singolo si chiama Timida. Ciao Vanessa. Ciao, ciao a tutti. Cantautrice veneta, giovanissima, sei del 96, quindi davvero giovane giovane. Sei laureata in lingue, civiltà e scienze del linguaggio, quindi sei adattissima alla comunicazione. Esatto, esatto, esatto. Parlaci di questo singolo, Vanessa. Allora, Timida è nato qualche mese fa nei laboratori di Sound Lab Italia della casa discografica Menemline Production Records, insomma questo bellissimo progetto di cui faccio parte, dove insomma siamo tanti giovani, tanti artisti, insomma da lì nascono i nostri brani, i nostri inediti, ed è nato anche Timida, e appunto prima la melodia, poi ho scritto il testo, quindi parla un po' di Vanessa, ovviamente, ma di Vanessa come viene vista dall'esterno, perché Vanessa non è assolutamente timida. Mi dicevi che lavoravi nel campo della musica anche? Sì, assolutamente. Ho iniziato a cantare da piccolissima e da adolescente, insomma, ho iniziato a fare live, ecco, e quindi appunto continuo a fare insomma i live. Sarà un'estate purtroppo con pochi live, questo non gioverà a tutti coloro che come te cantano in pubblico, no? Purtroppo sì, cioè, abbiamo iniziato qualcosa si può fare anche quest'anno, ma molto poco purtroppo, e quindi insomma va così per tutti, ecco, è un po' critica la situazione per tutti, però insomma dai, si spera che si riesca a ritornare alla normalità, ecco, anche con la musica. Riesci quindi a fare qualche live anche in questo periodo? Sì, qualcuno sì, ho iniziato la scorsa settimana, molto pochi, ecco, con tutte le precauzioni, con tutte le cautele, ecco, che servono, però qualcosina, ecco, si riesce a fare, mantenendo le distanze, insomma, quello che ormai si sa. Però qualcosa si riesce a fare. Tu hai iniziato all'età di 6 anni, sei salita su un palcoscenico, quindi questo è il tuo habitat. Sì, assolutamente, ho iniziato veramente da piccolissima, il mio primo concorso l'ho fatto a 6 anni e quasi per gioco, ecco. Poi in realtà ho capito che è la mia più grande passione, insomma è la mia vita, infatti da lì non mi sono mai fermata. Poi ho studiato chitarra, ho iniziato a prendere lezioni di canto e ancora adesso lo sto studiando, studio anche pianoforte. Insomma, non era assolutamente un gioco, un capriccio, è la mia vita, veramente la musica. Con chi è stato realizzato questo singolo? Qual è il cast? Allora, questo singolo è stato realizzato appunto nei laboratori del progetto Sound Lab Italy, della casa discografica Menemline Production Records di Castello di Gotico, e con la diretta, insomma, della manager della discografica Maria Totaro. E appunto poi ci sono c'è il team di produttori e insomma due ragazzi, no? Un produttore e un docente che tiene appunto questi corsi di songwriting, si chiamano, e dove appunto affrontiamo le tecniche di scrittura, dove lì nascono appunto i nostri inediti, poi vengono prodotti e poi vengono, insomma, si fanno uscire, ecco. E questo sarà preludio a un album? Ma speriamo di sì, intanto insomma è uscito un singolo anche in un momento un po' particolare, diciamo, e ovviamente ci sono tanti altri brani in cantiere, c'è tutto appunto un progetto che continua e spero proprio di sì. Quindi tu scrivi i tuoi pezzi, musica e parole? Sì, assolutamente, prima solitamente le melodie e poi anche il testo. Stavo leggendo che hai partecipato a diverse manifestazioni musicali, tra cui The Voice of Italy. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Ma è stata, sicuramente ero più piccola in tutti i sensi, sia artisticamente che proprio come persona, ecco, ero più piccola, quindi è stata un'esperienza sicuramente forte, una realtà nuova, comunque sono certi tipi di realtà che finché non le vivi non le capisci fino in fondo. Chiaramente ci sono rimasta male, poi sono arrivata alle Blind Auditions e lì poi mi sono fermata, però insomma è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere. Sicuramente ora, se la dovessi ripetere, sarebbe, ovviamente la rivivrei in maniera sicuramente diversa, con un'altra mente, con un'altra maturità, ho acquisito anche una mia identità artistica, quindi insomma sicuramente in maniera diversa, però è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere assolutamente. Come definiresti la tua voce? La mia voce, ma sicuramente ho una voce calda,
pop, soul, un po' insomma di questo genere. Quasi nera? Non voglio azzardare, insomma, paragonarmi tale, però insomma sicuramente ha una voce abbastanza insomma calda, ecco, profonda. Non voglio comunque fare paragonarmi alle grandi voci di Black, ecco, però insomma la mia diciamo che si avvicina. Lo ascolteremo, anzi, ascolteremo il singolo e apprezzeremo la tua voce. Ti ho fatto per questo la domanda sulla voce. Grazie. Grazie. Grazie Vanessa, vogliamo dare i tuoi contatti social? Sì, assolutamente, mi potete trovare su Facebook, Vanessa Terreo, c'è la mia pagina personale, il mio profilo personale e la mia pagina artista. Su Instagram, Vanessa Terreo, poi ovviamente tutti i digital stores, quindi Spotify, Google Play, iTunes, YouTube, ovunque per ascoltare il mio singolo. Il videoclip di Timida? Il videoclip è in programma, non è stato possibile appunto farlo, ecco, in questi mesi passati, però è in programma e insomma dovremo riuscirci, ecco. Vanessa, grazie. Grazie a voi. Allora grazie, ascoltiamo la tua bella voce soul, ci sentiamo magari in autunno. Va bene, assolutamente, vi ringrazio. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Capita un giorno che non va, qualcuno che parla di me e cambio pagina, mi chiedi che ne sa di te. Provo a non confondermi, supero quegli alibi senza guardare avanti. Instabile nei margini, indosso ormai quegli abiti stanchi. Timida, tra i sedili consumati di un tram, lascio un ultimo caffè a metà. La stazione della radio che va e non va. Timida, tra i pensieri sussurrati in un tram, tante cose che ho lasciato a metà. Il senso di una vita che va e non va. Un'altra regola, c'è più dinamica, discorsi da interrompere. E sembra vanità, mi chiedo che ne sa di me. Penso di conoscermi, cerco di non perdermi, riesco a guardare avanti, formule invariabili, nonostante i vincoli tanti.